Bentornati dal Demiurgo del Pensamento, il nuovo video in cui leggerò proprio personalmente tutte le mie composizioni poetiche che io appunto ho elaborato in vari momenti della mia vita, più o meno dal 2009 in poi, quindi ormai sono 10 anni che io scrivo questi componimenti poetici e compongo. Ma prima di tutto vi voglio ricordare assolutamente di, prima di tutto, iscrivervi al mio canale, Demiurgo del Pensamento, abilitare la campanella delle notifiche, mettere mi piace a questo video o agli altri che vi interessano, perché appunto se voi mettete mi piace, YouTube tenderà a privilegiare questo tipo di video, perché altrimenti si resta sempre nell'oscurità. E mettete mi piace anche alla pagina Facebook, trovate sempre tutti questi link, li trovate sempre in descrizione in ogni video, sotto ogni video, ma anche in alto al canale dove c'è l'immagine di copertina, ci sono tutti i link, quindi mettete mi piace alla pagina Facebook del Demiurgo del Pensamento. E anche ovviamente, se seguite i video della natura, anche la pagina Facebook del video delle pagina Facebook dell'azienda agricola Mel Nature. Quest'oggi voglio fare un video filosofico-artistico, nel senso che voglio per la prima volta leggere pubblicamente le mie composizioni poetiche, le mie poesie, alcune mie appunto opere letterarie, quindi sono poesie scritte unicamente, sono presenti nel mio sito, sono tutte presenti nel mio sito personale di poeta, tutte scritte proprio al momento, nel senso che quello che voglio dire, quello che voglio esprimere appunto, che per me l'arte, la poesia, la letteratura deve essere uno sfogo, cioè, come l'ho definita io, è una convulsione icneumonide. Allora, se voi non sapete cos'è il genere animale degli icneumonidi, andate a cercarlo, perché è una cosa assolutamente incredibile, che appunto Darwin stesso, quando li ha scoperti, diceva se Dio, cioè il fatto che esistono questa specie di artropodi, no, che sono gli icneumonidi, dimostra che l'esistenza di Dio, cioè che Dio non può esistere appunto, perché è veramente qualcosa di crudele, cioè fa parte di quelle cose della natura che l'essere umano non riesce a concepire, perché l'essere umano mette una morale dentro ogni aspetto della vita, e quindi dal punto di vista della morale umana non ha senso una tale crudeltà, non ha senso che la natura sia così crudele nei confronti di altri organismi. Andate a cercare, vi faccio vedere come si scrive, così vi informate, altrimenti vi faccio pure vedere io. Si scrive così comunque, vedete? Darwin nella lettera ad Asa Gray del 1860 diceva, vedi, non riesco a persuadermi che un Dio benefico e onnipotente abbia volutamente creato gli icneumonidi con l'espressa intenzione che essi si nutrano dentro il corpo vivente dei bruchi. Gli icneumonidi, in latino icneumonide, sono una famiglia di insetti dell'ordine degli imenotteri, quindi praticamente lo stesso ordine delle api, ragazzi. Sono famosi in quanto parassitoidi, depongono le proprie uova all'interno dell'organismo ospite, un bruco, una cavalletta, un'ape, immettendo anche una sostanza paralizzante nel cervello delle vittime, di modo che la larva possa nutrirsi della carne ancora fresca dell'ospite, dal momento che l'obiettivo della puntura della femmina di icneumonide è paralizzarlo senza ucciderlo. Nel secolo XIX lo studio delle modalità riproduttive di questi menottero portò a discussioni sulla sua presunta crudeltà e la sua esistenza in natura, che appareva incoerente con l'esistenza di un Dio creatore che avrebbe permesso, se non creato ad hoc, un animale la cui progenie crescesse nutrendosi un essere vivo impotente a difendersi. Appunto, questo, ragazzi, risale al periodo appunto delle scoperte scientifiche, siamo nel 1800, in cui appunto la scienza e la morale si sono trovate in contrasto appunto. Si apre una parentesi infinita qua, si apre la parentesi di Frankenstein, del mostro di Frankenstein, si aprono infinite cose, di cui si apre la parentesi della scapigliatura italiana, ci sono un sacco di poesie fatte da poeti scapigliati contro appunto l'innovazione della scienza, contro
la totale mancanza di riguardo emotivo e sentimentale da parte della scienza. Non so, quando si cominciavano a dissezionare i primi cadaveri, quando moriva una ragazza e questa ragazza veniva dissezionata senza alcuna pietà da parte del medico, del chirurgo, che era soltanto interessato a conoscere il corpo umano. Quindi in realtà dentro quel corpo c'è stato tutto, ci sono state le passioni, c'è stata la vita, c'è stata la voglia di vivere. E invece la scienza medica già all'epoca è completamente, non mi viene il termine, asettica, asettica, e non è capace di comprendere il tutto nel suo insieme. Allora, io voglio leggervi certe poesie che io ho composto, forse le avete già viste per conto vostro, però adesso le voglio leggere. Allora, innanzitutto qui c'è la presentazione del mio sito. Questa è una frase che ho composto io, su ispirazione di un film, di un film allucinante che si chiama Bigotten, un film sperimentale. Allora, io intanto la filosofia la definisco così: una misantropica eruzione dal solco di un delirio. Cioè, significa, no? Il emergere, l'eruttare, no? L'emergere, questa però, questa eruzione ha da essere misantropica. Perché, appunto, se uno ha un minimo approfondito la storia, l'evoluzione della vita, la filosofia, tutto quanto, un po', e apre gli occhi e studia la natura, si rende conto che la presenza dell'uomo non è altro che dannosa. Ecco perché ha da essere misantropica. Ad essere misantropica, perché l'essere umano, a meno che non abbia veramente un ruolo di preservare quello che la vita ci ha dato in dono, nascendo, e l'ecosistema, tutto quello, cioè l'uomo ha da preservare l'aria, ha da preservare l'acqua, ha da preservare la terra. Invece l'uomo non fa altro che distruggere. Allora, visto che l'uomo non fa altro che distruggere, la filosofia coincide con la misantropia. Con la misantropia, dove per misantropia si intende proprio il disprezzo per l'essere umano, proprio com'è oggi, ma come è stato già da millenni, però in particolare come è oggi, perché ognuno odia il potere che vive, e io odio il potere di oggi perché vivo quello che vivo di oggi, come diceva anche Pasolini. E quindi io provo rispetto soltanto per gli esseri umani che capiscono, apprezzano il valore della vita e lo sostengono e lo preservano. Tutto il resto ha da essere misantropia. Quindi bisogna emergere con la propria personalità in modo misantropico dal solco di un delirio. Dal solco di un delirio, perché noi appariamo, cioè almeno io appaio come delirante al mondo della ragione di oggi, perché assolutamente, come appariva delirante già Leopardi quando criticava la fiducia ottimistica. E come per dire, idolatrata verso il progresso nel secolo XIX, appunto, perché lì si osannava il progresso, ma in realtà lo si confondeva con lo sviluppo, e ancora oggi si confonde sviluppo con il progresso. Io voglio il progresso, non voglio lo sviluppo. E questo, anche questo, lo diceva sempre Pasolini. Allora, questa frase riassume per me la vita, questa frase qua. Io l'ho composta in latino sotto ispirazione del film Bigotten. Sicut incendium obscuritatem longe dilaniat et conspectum habientem, ita vita est carnosum palus fieris ab viscati sossibus in convulsione super terra. Ve lo traduco. Così come l'incendio dilagna l'oscurità, in modo esagerato, di gran lunga, sarebbe, spingendola in lontananza, così la vita è l'invischiarsi della carne sulle ossa in convulsione sulla terra. Questo, ragazzi, è un incipit di una mia opera, di un mio libro, che io spero uscirà l'autunno prossimo, e quando uscirà lo comunicherò. È un mio romanzo, è un mio poema, diciamo, ma non è lungo, ragazzi, è una 150ina di pagine, forse anche di meno. Comunque è un'opera che ho scritto
in 4-5 anni, perché veramente io scrivo anche solo un verso al mese, una riga al mese, perché sono molto sintetico a volte, altre volte invece mi lascio emanare completamente dalle mie farneticazioni, quindi è proprio uno sfogo totale. E quindi, ragazzi, è proprio un'opera scritta al momento, scritta al bisogno e scritta senza avere come obiettivo il fatto di vendere. Comunque ve lo comunicherò quando uscirà, se riuscirò a farlo uscire, ovviamente. E poi voglio leggervi qualche citazione prima di Pierpaolo Pasolini. Il vero fascismo è proprio questo potere della civiltà dei consumi che sta distruggendo l'Italia, e questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che non ce ne siamo resi conto, è avvenuta in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni, è stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggersi, sparire. Adesso, risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno, ci accorgiamo che non c'è più niente da fare. Allora, io, ragazzi, questa frase l'avevo scritta praticamente durante l'esame di maturità. C'era un tema sui totalitarismi. Allora, sui totalitarismi, appunto, i soliti fascista, nazista, comunista, le solite cose, ragazzi. Io però volevo dare una lettura moderna, no? Dopo aver spiegato tutti i totalitarismi nel solito modo, io non volevo dire la solita balla a critica di dire che oggi siamo in democrazia e quindi si è combattuto per la libertà. Non è assolutamente vero, siamo dentro un fascismo peggiore, ragazzi, che è il fascismo del consumo, del consumismo capitalistico, che è ancora peggio, che è quello di internet, che è quello della televisione, che omologa, che appiattisce i costumi e i consumi, che appiattisce le personalità, eccetera 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 eccetera. Come ha detto Pasolini, queste cose qua le diceva negli anni 60. Lui aveva già capito dagli anni 50 ai primi anni 60 che c'era già stata la devastazione ancora peggiore di quella che ha fatto il fascismo, perché gli italiani col fascismo non sono cambiati come cultura, come mentalità. Non ha cambiato la vera natura degli italiani. Il meridionale è rimasto meridionale alla fine del fascismo, quello del nord è rimasto del nord. Invece, ragazzi, la democrazia omologa appiattisce tutto, non c'è quasi più differenza fra i giovani del nord e i giovani del sud, non c'è più differenza se io vado in Inghilterra tra ragazzi in Inghilterra e ragazzi in Italia, perché c'è appunto la globalizzazione, l'omologazione dei consumi, dei costumi, per colpa di internet, per colpa, e ci sono delle potenze economiche di tipo borghese che controllano il tutto, e sono loro che decidono che cosa è valore e che cosa non è valore. Sono dei valori che vengono imposti dall'alto consumistico borghese alla gente, poi la gente è costretta a obbedire, quindi siamo proprio una mercificazione dei corpi e delle menti. Appunto, che è una cosa che il fascismo non è mai riuscito a fare. Adesso voglio leggervi e cercare di spiegarvi, ma non so se si riuscirà perché ci vuole una vita, il senso di certe poesie. Più che altro vi spiegherò quando e se verrò intervistato dopo il libro. Comunque, partiamo da questa. Consolatio o Paranesi palinodica, 7 ottobre 2015. Consolatio parenesi palinodica, de hominum de mutazione in transizione ab artifice ad scriptorum iudice. Che significa? Ve l'ho messo anche sotto qua, sempre composto da me. Sulla degenerazione degli uomini nella transizione dall'artista al critico. Cioè, quando si passa dall'artista al critico, gli uomini degenerano. Ad essere filosofo si nasce e s'apprende solo negli occhi di un animale, in un bosco o nella propria stanza. Il professore è l'aborto dell'ingravido suicidio evoluzionario, l'estinzione del maestro, l'ecatombe dell'abbandono. Per il filosofo, il monologo dalla cattedra e la demagogia democratica sono la suprema istigazione alla contronatura, l'esecrabile incarnato. Vivere o morire è indifferente, conta solo come vivere, come morire. Folleggia dunque, inseguendo ogni idea di per sé, aborrendo il compromesso di dover far piacere agli altri o la tentazione di disertare il disinganno.
il piacere di essere istruiti è tanto maggiore a fronte a quello di imparare quanto lo è quello di essere calunniati al cospetto di quello di calunniarsi. Il cancro sta all'organismo come l'uomo sta alla terra. Bisogna avere il velluto ipnotico di molto coraggio per dire ad un uomo di stare ingoiando la morte all'ombra di paradisi scarlatti. Fermati a riflettere e rinuncia alla deteriore temerità del capire, così come alla deleteria esorbitanza del farsi capire. Sii un morto, assumine la titanica fatica ed ostinati a continuare a vivere per essere la dinamite irremovibile di un risentimento qualsiasi che tu possa fallire come nessun altro ebbe il coraggio di fallire. Scegli ora, cognium maculatum, papaver somniferum e datura stramonium. Non sono forsessi l'ammaestramento delle illusioni o vane aspettative e l'importanza cruciale della speranza di imparare a essere perdente. Questa poesia, appunto mia, diciamo Bersina su di me, ed ha partecipato al concorso nazionale di poesia narrativa Va Pensiero della terza edizione del 2015. Sono alcuni miei maestri. Poi c'è Atomico Abbandono, sintesi interiore della solitudine. Ragione, serpente uncinato, attentato all'istinto, assoggettati a quello che nei millenni soverchiarosi. La fiducia di poter sottomettere ogni cosa si frantuma tristemente, a fatica si va svanendo. Sentire di avere ciò che si vuole, ma sentirsene depauperati, fallimento beffardo del dogma di natura, rimpiazzare la paura del deperimento, impiccare la natura, delirarne il firmamento, mantenere in vita il morto a stento, dentro di sé all'ombra di se stessi, già che noi non siamo altro che questo, quali effetti sono quelli dell'inadeguatezza? Sia lode pertanto alla mnemonica insufficienza, alla limitatezza delirante, alla coscienza del raziocinio. Ogni fatto è un'occasione per piangere i valori sigillati dentro di te. Miserrima erunna coscienza exictio erim litteris proptere gestatem insitam in intelligenza ipsa. Che vi dico cosa significa. L'infelicissima calamità della coscienza sarà la distruzione della letteratura per la miseria innata all'intelligenza stessa. Voi non avete idea di quanto ci voglia comporre una cosa così in latino, eh? Io, indicibile inesistenza. Attenzione, questa non è inesistenza attaccato, è inesistenza. Dell'intensità originaria quando davvero non esistevi ed abbandono era il nome tuo. O rimasuglio marcescente, o conseguenza atroce, perdersi per sempre agli arbori primordiali dell'inarrivabile, della pura ed eterna fiamma, essa è confinata per sempre nell'ombra, scoglio e candida gemma dannata, iter ulcerato di una svastica esacerbata, adunco delirio del combusto, e ora che ho ottemperato all'esigenza di curarmi, vedo l'eudemonologia sotto un diluvio di fiamme. Anche questo ha partecipato allo stesso concorso nazionale di poesia e narrativa Va Pensiero della terza edizione 2015. Poi c'è Schifi il tuomo. Questa, ragazzi, ho preso ispirazione da D'Annunzio. Sono andato a visitare il vittoriale di D'Annunzio, il vittoriale degli italiani, e io sono tornato a casa e ho cominciato a comporre. Schifi il tuomo, amantes ne scendi l'etan di causa. Lui aveva lo schifimondo, io ho lo schifi il tuomo. Amantes ne scendi l'età di causa, raga, lo composto significa, può essere letto in doppio senso, può significare amanti del non sapere per essere felici, oppure amanti dell'essere felici per non sapere. Io lo considero in entrambi i sensi, per me è vero sia in un senso che nell'altro, ragazzi. Quindi ci ho messo anche molto ci ho messo tanto a comporre questa cosa, anche questo ha partecipato allo stesso concorso. Poi ovviamente i critici non capiscono queste cose, quindi assolutamente, come ogni artista che si rispetta, non viene mai capito. Insoffribilmente ci subiamo, canonizzati nel nostro universo, giammai degni di differire il suicidio nascendo prima dell'uomo nei paesaggi anteriori a Dio, ed ogni santo asserragliato che schifa la purezza di custodirci nell'euforico disgusto per la prolificazione, noi schifiamo.
questa è molto breve. E poi ragazzi, questa l'ho presa come ispirazione quello che c'era scritto sulla porta di Friedrich Nietzsche, di casa sua. È appunto quattro versi. Ho ripreso la sua struttura, ma è completamente diverso. Poi c'è la oneirocrizia, la realtà impossibile di un deicidio. Nel mio sogno migliore sono solo io. Nefasta la natura, ingolla me e il mondo. Quale immarcescibile non uomo mi strugge in eterno, benché quest'io abbia indefettibilmente ragione. La meglio è lassù, ad autoderiversi, e si nutre della rassicurazione dei boschi. Non v'è niente di meglio. Non sono lieto, tutto è foggiato dall'altro. Io spontaneamente falcidio. È la mia destinazione, è il mio destino. L'ottusità sordidamente impenetrabile di un manicheismo autoritario primeggia, oscurantista. L'epifania di un Dio che provi compassione per me è mancata da sempre. Sto ancora ad agoniare, ancora nella concupiscenza della morte diroccante. O viandanti, i vostri sono i sintomi di una sana degenza. La vita è del tutto incapace di spiegare la vita e obbliga a credere a delle assurdità, avvitando la genialità alla necessità della volontà. Non si potrà compiere nient'altro che atrocità. Il gusto e l'abitudine sono l'occultamento dello specismo, il succedaneo ideologico dell'autentico ed imperituro olocausto. La tradizione e la convenienza pareggiano l'importanza della vita e della morte. Di quest'ultimo ugualmente si tace, dove l'animo è un peso ed è un piacere l'incolta ignoranza. Gli spettri talidomidici della violenza umorale inneggiano al vituperio, Yava Elohimet, che significa... Dio è morto nella Gaia Scienza di Nietzsche. Questa è la situazione proprio. Mortali, quanto vi giova commettere le vostre fallacie naturalistiche? Nel vostro silenzio imposto a me con violenza risuoneranno i tonfi sordidi di una tetraggine spietata. Dediti ventri atque somno, che significa praticamente sono i dediti al ventre e al sonno, cioè mangiare e dormire. Le lame dei compromessi vi hanno già decapitato. Un astro nel devastato riflesso non è che una lingua tutta trivellata dai pesi che soffonde bagliori di morte. La mediocrità si opporrà sempre e violentemente genio et voluptati, cioè al genio e al piacere. Altre citazioni di annunzio. Pensare che sia possibile essere controllati nel corpo ma mai nella volontà e non aver ancora capito che il dolore rende il corpo il padrone della volontà. Il talento troneggia nel mondo mentre l'unicità muore di fame. Chi cerca un apax deve rinunciare a tutto, anche all'ispirazione di cercarlo, ma non capisco ciò. Gelide indagatrici arroganzie, corde moli mactato occidan, sei l'incrinarsi del piacere. L'autoinduzione morbosa allo sfracellamento, sei l'adesso fattosi ieri e lo ieri fattosi domani, sei tutto questo e quant'altro. Sei l'apnea amniotica di me, sei la glaciale imprecazione sotto la silente pioggia, sei la bucolica ucronia dell'inimitabile, l'essenza fatica del vero consacrata in silenzio nel corso dei secoli. E io sono qui a soffrirne di più. Questa aveva partecipato al premio letterario europeo 2015 Massa, città fiabesca di Mare di Mare. Poi c'è Incaglio dall'allucinazione. Composta al mare mentre ero su uno scoglio guardavo il mare. L'opale igneo degli orizzonti sognati, dispera del desio errante. Ogni giorno qui impera vacuamente sull'autentico il melenso, scheletro gorgogliante, fecondator d'oblio. Sovvenirsi l'acquiescenza e gli anonimi albatri radicati a manette frastagliate, irrealizzata non aspettativa di piante nemici, sole di sangue che non può più dissimular di non esserci quando la dianica invidia serpeggia destro immonda sul collassar del dì. Così, soltanto il tepore di due abissi di mandorla, l'oggettivarsi dell'insoddisfacenza trionfa su di un malinconita madreperla. Senza che qui ora il boccheggiare della desolazione possa demistificare la sinteticità della non vita.
insidia implacabile, prostituisciti all'ermo. Son l'uman cordoglio ai confini dell'uomo, per la macerazione dell'uomo, lo schiamazzare del civile. In te alios superes. Questo ha partecipato al premio Wilde concorso letterario europeo 2014 e sono arrivato quarto al premio letterario. È stata forse l'unica che è stata riconosciuta. Quarto sono arrivato al premio europeo. Poi c'è il brulichio di estenuazione, che è stata la prima poesia in assoluto che ho composto. Cresciuta nella luce di un'analgesica è dedicata a una ragazza di cui mi ero innamorato, che sono stato insieme poco tempo. Cresciuta nella luce di un'analgesica mediocrità, genere di istruzione, mentre risplende di duplice amenità. Sul docile lume il colore riecheggia esterno al baratro, è denso nella sua dissolvenza, con torbido riflesso, affoga abissalmente l'etere coronato di berillica inedia. Ma con diafano incedere il chimerico riecheggia mostro, tracotante nell'illusione della perfezione. Così teme angosciosamente lo stesso respiro di un uomo che fuga. Sto tre piedi sopra l'inondazione e ritrovo sensibilmente l'ideale mia aspirazione nei plumbei vortici di un pericolo illustrato. Io, l'autoinflitto, detonatore demiurgico, l'unico inventato animatore dell'apocalisse. Come vedete, il termine demiurgico era già nella mia mente molti anni prima di fare questo canale. Questo ha partecipato al premio internazionale Poeti dell'Art 2013, è stata la prima, appunto, vedete? Sono sei anni fa, ed ero arrivato decimo. E qua ve le ho lette tutte, me ne manca una che è inedita, e ve la leggo subito. Che è inedita, ancora non l'ha caricata, e comunque rimarrà nel libro. Che è questa. In sole sangue, dedicata appunto al surriscaldamento globale, infatti si chiama In sole sanguis global warming. Ho venerato il tuo nervo sacrale, limpida luminosità di purezza. Ho allignato, egro, nella trasparenza riflessa della tua sontuosità incarnata. E mi sono rimigliorito. Ti ho auscultato in silenzio, magnificenza opulente. E ho saziato l'inedia del mio animo presso l'incomunicabilità della tua scienza. Intangibile inviolabilità, devo proteggerti. Umore diluviale, per me sei tutto. Non posso che assistere terrorizzato. Helios sanguigno, scempia la tua sanità dispensatrice, come un incubo impetuoso dell'esistenza. Ecatombe infinite. Non siamo che uno sputo di un demiurgo di gente nei miliardi di EU. Di noi non rimarrà nient'altro che l'oblio dell'alienata miseria antropocentrica. Soffro dell'imbecille e assurdità di tutti noi. E non te lo scrivo. Ragazzi, io vi spiego una sintesi di tutto quanto, però non crediate che sia facile riassumermi. Praticamente, ragazzi, non l'avete capito, io sono un seguace molto dichiarato, molto aperto della filosofia e del pensiero di certi autori come Carmelo Bene, come Pasolini, per Paolo Pasolini, come Arthur Schopenhauer, come Friedrich Nietzsche, come Émile Cioran, come Deleuze, come Derrida, come possiamo stare qui delle ore, di certi film profetici come, non so, Eraser di David Lynch, come appunto Bigotten, ve l'ho già detto, ma ragazzi, è un'infinità. Per non parlare del fatto che io sono un amante della natura, sono una persona che cerca di salvare la natura dalla distruzione del mondo moderno. Infatti, se andate sul mio canale, le mie informazioni, io dico che porto unicità e impegno in ogni ambito che amo, perché la società è governata da atomizzazioni democratiche consumistiche consolidatisi
per autodeificazione telematica, gestita e voluta dall'alto capitalismo globalizzato, possiede una culturazione media corruttore omologatrice e causa un'alienazione che annichilisce il valore della dignità umana e la capacità di relazionarsi autenticamente con il mondo e con gli altri. Dire altamente grandi cose è farle in gran parte, ma il conformismo incarcera quelle poche personalità che cercano il progresso e non lo sviluppo. Ora non c'è più niente da fare, qualcuno mi profetizzò nella sua saggezza apocalittica. Così mi opposi sul piano concreto a questa tendenza negativa della società, cercando di obiettivarla. Ma l'anonima abnormità della cimera dello sviluppo lo divorò turpemente nella passiva indifferenza e giustificatrice delle stupide fronti dei dei di ventre, insomma. E qui si riferisce all'omicidio di Pasolini. Perché è stato veramente l'emblema. L'uccisione di Pierpaolo Pasolini è stato l'emblema di quanto il mondo, di quanto siamo in una dittatura, di quanto siamo in un totalitarismo. Davvero. Quindi vedete un po' voi. Vedete un po' voi. Io vi ho letto le mie opere d'arte, non ho neanche voglia di mettermi qua a spiegarle, perché ci vuole un sacco di tempo per una cosa. Secondo io ho una concezione tale per cui la poesia ha senso e significato nel momento stesso in cui la si scrive o in cui viene letta. Ognuno di voi leggerà e capirà cose diverse. Io non voglio dare la mia spiegazione, perché se anche io ve le spiego qua, il senso sarà comunque diverso da quello che io in quel preciso momento, 3, 4 anni fa, 5, 6 anni fa, quando la scrivevo, avevo. Quindi, ognuno deve leggere. Non esiste un significato per le poesie. Ognuno legga e capisce quel che vuole capire. Se non conoscete le parole, ve le approfondite, ve le studiate sui dizionari. Perché io scrivo in modo abbastanza aulico a volte, sono abbastanza criptico. Quindi, chi voglia capire, cioè non è importante capire, è importante intendere, e si intende anche se io scrivo in giapponese. Voi mi intendete se io scrivo in giapponese, perché il fatto di intendere va oltre il capire. Non c'è bisogno di capire, neanche di sapere la lingua, ci si intende su alcuni concetti. Quindi io vi saluto e io cercherò sempre di portare video in modo alternato, cioè portare gameplay, portare un video di filosofia e letteratura, portare un tutorial avanzato e portare un video sulle api, sulla natura, sulla permacultura, per portare un altro gameplay, eccetera, eccetera. Per soddisfare tutto il mio pubblico, che è molto vario. Io ho tante passioni, devo soddisfare tanto il pubblico, che è molto vario. Quindi cercherò di fare tutto il possibile. Vi saluto, alla prossima, dal delirio del pensamento.